Notaresco a caccia del record di vittorie consecutive stagionali. Dopo aver eguagliato la serie del Palermo, cercherà di fare meglio, il tutto per mantenere la vetta solitaria della classifica. Roberto Vagnoni, subito dopo la vittoria, ha lanciato il monito: il match contro il Cattolica, penultimo in classifica, può essere una buccia di banana. Guai a sottovalutare un avversario ancora senza vittorie. Notaresco sempre senza Marcelli e Salvatori. Tra i romagnoli, occhio al bomber e figlio d'arte Rizzitelli, mentre mancherà per squalifica l'ex Merlon. Gara speciale per Marco Sansovini, visto che l'allenatore del Cattolica è quell'Emanuele Cascione, compagno di squadra per due stagioni nel Pescara. I ricordi del sindaco legati soprattutto alla promozione in A con Zeman in panchina. Quando vincemmo il campionato di Serie B, festeggiamo sul pullman scoperto il giro della città, con un po' di imprevisti, durò tantissimo, ormai eravamo sul pullman, eravamo sfiniti, non ce la facevamo neanche più a festeggiare. Con Manuel veramente ho sempre avuto un ottimo rapporto di amicizia, quindi lo rivedrò molto volentieri. In più sappiamo che il Cattolico è una squadra che gioca a calcio, a cui piace giocare a calcio, sicuramente Emanuele avrà portato le sue conoscenze e sarà una partita sicuramente difficile a discapito a dispetto della loro classifica. Match di cartello al Mariani Pavone di Pineto, dove i padroni di casa ospiteranno il Matelica, due squadre attrezzate per l'alta classifica ed entrambe bisognose di guadagnare terreno dalle battistrada già distanti. Pineto reduce dalla splendida esperienza di Coppa a Sassari, con il passaggio del turno guadagnato ai rigori. Diverse le assenze da fronteggiare per Racchini, Cercelluti e Marini squalificati, Pippi e Bianciardi infortunati. Matelica bisognoso di dimenticare lo stop interno col Notaresco, e a Pineto Colavitto sarà privo del bomber Leonetti, squalificato per due giornate. Prova a sfruttare il calendario l'Avastese, che dopo aver ritrovato la vittoria con il Tolentino ha un nuovo match interno all'Aragona contro un Porto Sant'Elpidio in lieve flessione e sempre privo di Gagliardini. Una brutta notizia è l'assenza del difensore Pollace, che starà fermo per circa un mese, defezione che si aggiunge a quelle di Palumbo e Ravanelli. È una squadra che ha fatto delle buone cose fino a questo momento, ha un punto più di noi, anche se viene da qualche risultato negativo, però comunque ha nella rosa dei giocatori livello, quindi dobbiamo stare molto attenti e essere preparati soprattutto al fatto che domani troveremo delle condizioni climatiche diverse da quelle che sono state fino ad oggi, perché la pioggia è stata tanta, il campo per la prima volta sarà pesante, quindi dobbiamo anche soccombere a questo tipo di difficoltà che ci sarà. Dopo lo 0-0 con la San Giustese, il Giulianova cerca punti al Carotti di Iesi contro i Leoncelli, ultimi della classe con appena due punti. Un andamento che ha portato una nuova svolta in panchina. Da ieri il neotecnico della Iesina e l'esperto Sauro Trillini, con Andrea Quicchi rispedito alla Juniores. Nel Giulianova Federico Del Grosso ritrova Suriano, mentre per l'11 titolare c'è il ballottaggio tra Under, Ramku, Cipriani. Disperato bisogno di punti per il Chieti, che sarà impegnato nella insidiosissima trasferta di Agnone contro la matricola terribile Vasto Girardi. In settimana la società neroverde ha confermato la fiducia al tecnico Grandoni dopo lo stop con il Fiuggi. In attesa dei rinforzi di mercato, i neroverdi devono fare di necessità virtù. Nella gara di domani mancheranno Vittiglio e Ricci. Tenta il recupero il centravanti Traini, Molisani senza Ruggeri. Rinfrancato dal blitz di Tolentino contro il Porto Sant'Elpidio, invece, l'Avezzano ospita al De Marzi il Monte Giorgio degli ex Di Nicola e Ferrante, protagonisti dell'ultima salvezza. Tra i marchigiani squalificato il centravanti Titone, il tecnico dei marsicani Andrea Liguori. Penso che non poteva capitarci partita migliore, una partita che ci mette di fronte a una squadra che in questo momento occupa una posizione di classifica importante, una squadra che sicuramente ci metterà a dura prova, però noi abbiamo assolutamente bisogno di continuare il nostro cammino. Sono contento che sia capitata una squadra del genere, perché oltre a motivarci oltre il limite ci mette pure davanti ai nostri limiti, e quindi non vedo assolutamente l'ora di giocarla. E più che 4-4-2 stiamo cercando di riproporre un 4-2-3-1 con Romano Puglielli, che cerca di fare di raccordo tra il centrocampo e il nostro terminale offensivo, che è Marco Gaeta. Cerchiamo di creare una cosiddetta linea di passaggio in più. È un modulo che in questo momento ci sta dando sicurezza, sta mettendo i ragazzi nella migliore condizione di esprimersi, come in futuro se avremo sicuramente la possibilità di cambiare modulo, ma fin quando i risultati sono questi e la prestazione della ragazza arriva, non trovo necessità di stravolgere il nostro modulo assolutamente.